Anche tu, stai serrato. Non star così indietro. Non è che sto indietro, è che proprio c'ho il fiatone. Ma che fiatone? Io ho le gambe che non le sento più. Chiamale più forte, cosa vuoi che ti dica? Vabbè. Dai, avvicinati, metti la mano lì e vieni su. Come? Metti la mano lì dove c'è quella sporgenza. Dove? Quella sporgenza lì a forma di zoccolo di gnu. Zoccolo di gnu? Sì. Non conosco lo gnu, devo conoscere lo zoccolo di gnu. Ma porca miseria, è già pericoloso di suo. Dai, stai serrato. Non sono serrato. No. E come dovrei essere serrato? Più vicino, metti il piede lì e vieni su. Dove? Non vedi quella rientranza là? Non la vedo! Quella lì a forma di nido di chiurlo, dai! Nido di chiurlo? Sì. Ma lì a forma di nido! Sì, un nido lo riconosco, un chiurlo no! Dai! Dai, corri però! L'ultimo, dai, metti lì la mano e ci siamo! Dove? Dai. Dove? Non vedi quella sporgenza lì? No, li vedi solo tu! Quella a forma di orecchio di licaone, dai! Orecchio di licaone? Sì! Ma uno deve essere Pierangelo per scalare una montagna! Orecchio di licaone! Siamo arrivati comunque! Orecchio di licaone, porca miseria! Dai! Ma cosa sta succedendo qua? Porco Giuda! Ma guai mi sono messo! Cosa c'è? Un cretino! E qua la roccia è tutta franabile! Al massimo sarà friabile la roccia, dai! Comunque, frana, non è che fria! Dai, vieni su! Ultimo sforzo! Ci sei? C'è stato un miracolo lì, perché sono passato! Tu basta che sei avanti, non ti preoccupi di me! Già! Adesso qui è liscio come il marmo! No, ho messo io il piede, lì sulla destra! C'è uno spuntone, quello lì. È liscio col marmo, ti sfido a trovare uno spuntone. Quello a forma di vertebra di moffetta, non l'hai visto? Avanti, dimmi come hai fatto una moffetta. Ho detto vertebra e dentro non si vede. Sì, si salva sempre. Dai. Non la vedo comunque. Comunque c'è un buco. Un buco? Ecco. Va bene. Spero che non sia il culo della moffetta, guarda. Dai, piede qua. Così, bravo. Adesso issati e vieni di qua. Issati e vieni... Tirati su! Tirati su! Dai! Oh, oppala lai! Oppala là! Bravo, adesso turnica e metti il piede sinistro qua. Turnica e metti... Girati! Girati! Ma ora devo andare in giro col vocabolario in mano! Dai! E sono l'uomo ragno! No, che no, ho fatto? Questo dietro! No, questo dietro qua! No, questo? Ho capito, però parla piano. Questo dietro qua. Senti, qua devo saltare questo, sul posto. Ma che saltare sul posto? Questo lo porti dietro. Era dietro. Bravo, così. Adesso arrotati e vieni giù. Arrotati. Girati. Girati, per Dio! Cazzo, conosci due vocaboli. Tirati su e girati. Fatto. Allora adesso te belloppa giù così. Scherzo, dai. Senti, fanculizzati che scendo da solo, va bene? Lasciati andare. Non vedo, discostati che non vedo. Manca quattro dita. Porca miseria, se non vedo non mi fido. Manca quattro dita. C'ho la sensazione del vuoto, se non vedo non mi fido. Discostati. Risalgo la montagna. Quattro dita mancavano. Mi era venuta la sensazione del vuoto. La sensazione del vuoto. Io da piccolo ho avuto un trauma. Non è che... Hai avuto più di uno, va là. Comunque guarda Giacomo che trova tutti gli appigli. Viene su come un camoscio, viene su. Bravo Giacomino! Ma non sentivi che non c'era peso attaccato? Cioè questo ti sembra Giacomino? Se lui sono venuti i capelli bianchi. Vabbè dai, tieni qua. Speriamo che si sia incastrato nel nido di chiurlo. Lo vado a recuperare. Aspetta, dai, dammi torno. Aspetta, ragioniamo. Ragioniamo. Lì si è staccata la corda. Esatto. E guardiamo, dai. Ecco. Scendi che ci programmiamo come fare. No, non mi... Così è proprio lo scavezzacollo. Succede una cosa, subito ti ci precipiti. Ho problemi, i miei problemi. Che problemi c'hai? Adesso che la notte rimango solo, già c'ho la sensazione del vuoto.
Che vuoto, qua non c'è niente. La sensazione al volo amplificata con niente. Allora... Ma non capisci che ho avuto un trauma da bambino? Non tirare! E Giacomo, cosa facciamo? Tanto per me non c'è più niente da fare. Renditene conto! Non attaccarti alle cose! Non dire stupidate. Allora, accontentati di averne perso uno! Scendi! Calma! Scendi! Calma! No, ragioniamo almeno! Calma! Ti sei calmato? Ancora uno. Dai, dammi corda. Stai attento. Speriamo. Però. Sto attento, sì. Gesù. Non tirare. Indovina chi c'è qua? Da che parte sei arrivato? C'è il sentiero. Sì, beh, io lo sapevo che c'era il sentiero. Lo sapevi? Sì. Ma che coraggio hai di dirmi? Perché non ti siamo andati per il sentiero? L'ho fatto per farti provare un'esperienza nuova, una te l'ho salita. Chiesto. Cosa c'entra? Adesso sei soddisfatto. Non credo. Ma sì. Sono stanco. Ma va là. Perché? Stanchezza. Oh, Giova, si è cagato sotto il caghetta. Oh, volevo vedere Deli. Dai, dammi lo zaino. Il passo del chiurlo è facilissimo. Sì, ma... l'ho provato. E che fai? Che fai? Poi, Ciccio. Qui lo zaino è vuoto. Tu mi hai detto, porta lo zaino. I panini, la roba. Vabbè, dammi la tenda. Questo è deficiente, questo qua, Non lo so. È vent'anni che te lo dico che è un deficiente. Tu mi dici, no, è un momento, passerà. Eccolo. Pazienza, mangeremo bacche, muschi, licheni, quello che troviamo. Meno male che fanno bene per la gastroduodenite pilorica quelle robe lì. Sai come fanno bene. Ciccio, me lo dice sempre il mio omeopata, che è un fior di omeopata. Omeopata, ci vogliono 15 anni per curare un raffreddore, figurati. Ho capito, ma io ho la gastrite. E ce ne vorranno 30 allora, capito. Dai. Sempre scelto. Oh, Giova, bravo. Come scegli tu i posti in montagna, guarda, non c'è in giro nessuno. Eh? Sei il re della montagna. The King of the Mountain. Guarda che spettacolo. Cosa fai? Fumi? Cioè, ti porto qua a 3000 metri e tu fumi. Cioè, ma vuoi mettere come si sente una Marlboro a 3000 metri? Guarda come si sente, guarda. Guarda. Non troppo bene. Ma che non è una bambola gonfiabile, Ciccio. Vieni, Giacomo. Vieni a vedere lo strapiombo. Madonna, mi vengo già. Sarà? I brividi. 700-800 metri. Sarà anche 1000, 1200. Occhio! Ma dai! Ma sei bastardo! Fuma, hai visto che fa male? Ma cosa c'entra il fumo? Non sai che soffro di tachicardia improvvise, no? Ma va? Ma va, c'ho la valvola mitralica spanata, allora sei scemo. Lo sapevo. Non sai mai niente, tu. Lo fai, giochi a Shanghai adesso. Che spettacolo, ragazzi. Giacomo! Cosa? La marmotta! Guarda, oh, la marmotta, che bella! Guarda la marmotta! È la sentinella quella, lo sai! Sul masso grosso! La sentinella! Aldo, fa come sai! Ma che bella, Aldo! Oh, di lì, la marmotta guarda. Sentinella! Guarda che bella! Andate in tanto! Porco Giuda, no! Fa un via come un'anguilla, porca vacca! No, una marmotta è andata via come una marmotta. Aldo, dovevi vedere che belle cornine ammuschiate che aveva! Quattro di qua e quattro di qua, bellissimo! Ma che cazzo di animale hai visto? Che fa la marmotta per le cornine, dai! Un po' lontano, visto male! Vabbè, ma il pelo liscio, non normale. Che bella che era! La sono persa! Bellissimo! Che non pensavo che in questa stagione... Lo stambecco! No! Che bello! Lo stambecco! Aldo, guarda il maschio, guarda qua! Che bello lo stambecco! Aldo! Bestiale! Saltavo come un grillo a un certo punto, fu via come un'anguilla! Sì, anche lui. Sì, dovevi vedere, dovevi vedere che belle corna muschiate che aveva! Partivano da qui, scendevano giù, andavano tutti in fuori! Che cazzo di animali vedi? E fa lo stambecco avere le corna muschiate fin dietro! Hai visto un pettine? Avrei visto! Ho un po' di congiuntivite, ho visto male! No, è la cataratta e non hai visto niente, dai! Sì, ma voglio dire, non è che quando... Io non ne ho mai visti questi animali. Non è possibile. Il muflone! No! Il muflone che... Guarda lì, Aldo!
guardalo, no, sul lì, lì, guardali, lì, andate, andate, no, andate, andate. Porca vacca, no, bella, sì, sì. Aldo, Aldo, che spettacolo, sono a un certo punto, fuori via come due anguille, oh, dovevi vedere che orecchie enormi che avevano. Cioè, l'unico animale con le corna grosse tu gli vedi le orecchie. Fatti operare, dai, abbandona l'omeopata. Sì, ma anche voi! Cioè, io chiedo, uno indica di là, l'altro... Che bello. Bellissimo, proprio. Tra l'altro qua c'è anche l'eco, Ma va? Chiamata la Valle dell'Eco. Oh, dai, pestiamoci dentro. Facciamo una gara? Pizza? Chi fa più ritorni? Chi pizza? Fa più ritorni, dai, pizza? Vai, me la sento già qui. Inizio io, ti rimane sullo stomaco poi. Sì. Pronto, Dai. Giovanni! Dai, senti, dentro, io 5. Detto che ti viene un'embolia e rotoli. Giacomo! Eco di merda che c'hai, Giacomo. C'ho un po' di faringite, porca vacca. Dai, pizza, Quanti ne hai fatte? 5. Tu? Lascia perdere, una merda. Vabbè. Dai. Aldo! Terun, terun, terun! Cos'è? Ma sei scemo! Ma lo vuoi lasciare? Giacomo! Hai spaccato una spalla? No! Cosa c'è? Ma sei matto, potevi fargli male seriamente. Non gli ho fatto niente, non gli ho fatto. L'ho preso solo per la camicia. Te camicia una M sola. Camicia, non camicia. Siccome è di flanella, è più grossa, lui raddoppia. Giacomo, vieni. Facciamo un gioco. Te, prendi gioco. un sasso a testa. Allora sei deficiente. Dillo, sono deficiente, lo so. Ma lo sa che c'ho il morbo di Dupuytren in questa mano? Ma sei una discarica, dai. Discarica. Prendi un sasso a testa, dai. No, non far cazzate in montagna, Giova. Vediamo chi va più lontano. Non far cazzate in montagna, no. Visto gli stambecchi? Giova, cos'è? Questo è un animale grosso. Ti vado in tenda un attimo. Che caca sotto sei, sarà un cervo. No, no, questo deve essere un animale su due zampe, un orso. Un orso che mangia le patatine, ragazzi. Muoviti. Non mi far fretta! Adesso un orso, perché tu vuoi? Corri, vai. Corri, salvati almeno tu! Corri! È una ragazza. Deficiente, salvati almeno tu. Ciao. Ah! Corri! Corri! Lo scemo del gruppo. Oh, sprechen Sie Deutsch? Osteria no. Nein? Parlez-vous français? Ah, français! Oh, nein, leider nein. Meno male, perché neanch'io. Sorry, do you speak English? Nur Deutsch. Und Straße. Du sprichst Deutsch? Das ist schön, ja, komm hier. Ich habe viele Straßen gemacht. Es ist so lange, ja. Era gente appena l'italiano. Straße. Ja, Straße, ja, schon gesagt, ja. Aldo, 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 Aldo. Chiedile. Ancora niente. Siamo preliminari. Chiedile come si chiama. Ah, sì. Chiedi il nome, Aldo. Facciamo. Io? Aldo, no, chiedi come si chiama.
Aldo. Chiedile come si chiama, Aldo. Und, Aldo. Chiedile come si chiama, Aldo. Aldo, chiedile come si chiama. No. Ma porco Giuda, la prima cosa che si impara in una lingua è come si chiama. Adesso la prima cosa che insegnano è come si chiama lei. Chi la conosce? Ma non lei, lei. Lei in generale intendeva. Ascolta me, sennò passa le vacanze qua. Sei tu tedesco? Sei tu deficiente? Allora parlaci tu e allora. Ah, beh, sei tu tedesco. Simpatico. Italiano. 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 Italiano anche lui. Sì. Un te? Lui è un po' più giù. Non è proprio... Ah, Terunen! Terunen! Basta, basta, mi vengono le coliche, basta, le coliche, mi viene a dire. Basta. Coliche, lo squarau, prim. No, non è lo squarau, no, sono le coliche, ma no. Oggi le coliche, pa. Entschuldigen Sie. Das ist sehr schön, ja. Quella lì è una scultura egizia che abbiamo trovato qua. No, scherzo, eh. È una tenda. Tenda! Stai fuori, questa tenda. Tenda. Tu piuttosto, non ce l'hai lo zaino e la tenda? Ah, tenda, tu. Ah, das habe ich nicht. Ich habe nicht. Ma se c'è una valda che c'è un catarro... C'ho gli antibiotici e il fluimucil. Non ti pareva, che... Ich meine... Tenda! Tenda! Ich... Nein! Ah, no! Capito! No! Ho capito, no, non ce l'hai! No! Questo è fuori, ragazzi. A parte che, scusa, dove dormi? Stanotte? Siamo in montagna... Dove dormi? A schlafen? Ich weiß nicht. Bo, ma, chi lo sa? È andata, secca, ragazzi. Tuffe! Mi è piaciuto. Tu mi stai sulle palle, tu. Che ce l'ha un po' alta. Ragazzi, un'idea geniale. Ciccia, tu vuoi dormire nella nostra tenda? Tu. Was ist das? Questo è Nella, articolo introduttivo. Nella. Nella. Tu ja, also dormire. Ich, schlafen, ja? Nella tenda. In tenda? Sì. Tu. Oh. Ah, ja, danke. Sì. Ja, das ist auch kühl. Ja. Freddo. Ja, freddo. Ja, freddo. Ja, ja, aber... Si è fatto male una gamba. Sta facendo stretching. Ah, stretching, ja. Stretching. Ja. Aber ein allora, Moment, dai, ja. Andiamo a dormire. Ja. Ah, ein Moment, ja. Ich, ja. Nella. Und ihr drei aus. Ich meine, ich kann nicht mit ihr. Cioè noi tre fuori? Aus? Ja. Tutti assieme a dormire. Ah, nein. Beh, ragazzi, va bene, pazienza. Va bene, solo tu nella tenda. Only you. Noi tre uomini forti stiamo fuori a guardare la notte, a annusare l'aria. Schwarzenegger, sì. Bruce Willis. Sì, è Topo Gigio. Topo Gigio. Pirla, vabbè. Efficiente. Also, danke schön, ja, danke. Ich gehe. Ich bin müde, du verstehst, müde. Müde. Ah, stanca, sei ja, stanca. Stanca. Fattica. È fuori, ragazzi. Stanca. Fuori con il balcone. Gute Nacht, ja. Gute Nacht. C'è un catarro però sta roba. Gute Nacht, ja. Prem. E ridi, Topo Gigio.
Noi uomini duri fuori al freddo. Qui, cara, la temperatura va sotto zero e il sottoscritto 6 mesi fa ha fatto la pleurite. Meglio, ti sotterriamo qua. Grazie, no, grazie. Ma non hai visto? A freddo, non potresti, c'è un catarro spaventoso. E adesso noi cosa facciamo? Accendiamo un fuoco e tiriamo a mattina. Io, ragazzi, ci provo. Come ci provo? E che fai? Cioè, vado in tenda e ci provo, la corteggio. E la corteggio, di tutta risposta ti arriva una scarpata in faccia, Aldo. Come minimo. Vabbè, sei geloso perché mi è venuto in mente a me. No, dico solo. E poi solo... mi arriva una scarpata in faccia, ci provi tu. Ma che i tedeschi sono campioni olimpionici di tiro al terone, eh? Primo, secondo, terzo e quarto pari merito. Ma non è che entro e gli salto addosso e poi il rischio vale la candela. E la candela sono 18 punti in faccia di traverso. Già sei pelato, non sei bello da vedere. Comunque mi faccio mettere una cerniera, sei contento? Lascialo entrare, dai, ci divertiamo. Vai, Aldo. Fatevi un giro. Dove vado? Sì. Vabbè, aspetta. Dai. Ah, porca miseria. Ma dove... avete visto... I prosperi l'avrono lasciato in tenda. No, li abbiamo, abbiamo qua, qua noi, guarda. Aldo, Aldo! Prova un'altra scusa, dai, ho il pettine, devo pettinarmi per la notte. Lo shampoo secco! Dai. Ho dimenticato la spazzola per i denti. Ragazzi, l'avete vista, no? Immagino di no proprio, eh. La spazzola per i denti e il badile forse per lasciato in tenda. Sei scusa se non... Ah già, scusami se sono entrato così da chitto, è che... Da chitto? Non trovavo la... niente, non la cerco più, fuori è calato la temperatura. Tu di che paese sei della Tedeschia? Come male che non la come capisce, rosa dei venti, nel senso che nord, sud... Rosa dei venti. Il tuo autore preferito? Autore. Sto dicendo. Che cosa leggi? Posso baciarti? Posso baciarti? Posso baciarti? Come si dice da cioè, voi? Prima la confonde col delirio e poi posso baciarti. Adesso io mi avvicino piano. Se tu non vuoi farti baciare, mi discosti leggermente con la manina. Non c'è bisogno di darmi una scarpata, hai capito? Ora mi avvicino piano. Se non puoi ancora, mi sto avvicinando sempre di più, non è che mi devi baciare, ci sta, va bene, ciao, ma come ti sto facendo baciare, non ci sta questa qua, il premio vai audaci, ma porca vacca, sapevo che ci usciva. Ma signore, ma perché proprio io? Facevo la schizzinosa col catarro, hai visto? Ma porco Giuda! Maledizione! Adesso ce la metto. Non è possibile! Come ci sta dando dentro? No, dai, non credo ai miei occhi! Ma che roba! Dai, non è possibile! Guarda! Non è. Lo fa camminare! Giova! Guarda come sa. Ma tu non sei dentro! Non è possibile! È dentro da solo! Che cazzo è dentro? Nasconditi. Da solo! Facciamo uno scherzo, dai! Scappa! Uno scherzo! Bau, tette! Ai, ai, stronia! Ciao, Betty! Ciao, Betty! Vabbè, dai, nasconditi! Giova, presto che arrivo, siamo al gioco! Ti chiamo io! Giova! Fai la faccia invidiosa per te! Come? Fai orco, giù da... non posso, ho appena fatto devitalizzare un dente! Non posso. Una bella roncolata qui! Che ci sta. Fa vedere, Aldo. Sta dormendo. Piano. Sta dormendo? Sta dormendo, Giovanni. Nina nana. Grande. Nina nana, nina. Aldo, grandioso. Parola, ma sei grandioso. Sei grande, Aldo. Porco Giuda. Porco Giuda. Oh, ragazzi. Dai, racconta, ragazzi, allora. Le tedesche sono a 20 anni avanti nel fare l'amore. Porca miseria. Ma rispetto a tutti o rispetto a te, sono avanti? Rispetto a tutti, non c'è paragone. E dai, racconta. Allora. Ma porca. C'hai dato dentro, eh? Che cosa no? Ho datemi un pizzicotto se sto sognando. Dai, allora? Oh, ragazzi, segno una posizione che vale tutto il Kama Sutra. Kama Sutra. Ma ha insegnato proprio... Dai, racconta. Allora, ve lo dico però, sì. Giuratemi che non esce da questa vallata quello che sto per dire. Dai, figurati, dai. Allora, vai. La posizione dello struzzo. Dello struzzo?
Com'è? Com'è lo struzzo? Mai sentito? Lei sotto? E tu sopra? Cioè, normalissimo. Lei sotto e tu sopra. Sì, però lei c'ha la testa nella sabbia. Ma ah, dai, ma che testa nella... Eccola lei. Con chi l'hai fatta? Con la marmottina la posizione dello struzzo? Non c'è dentro niente. Ti sei fatto il camoscino, ti sei fatto. Oh, adesso passa anche il muflone, se vuoi ti metti anche con lui. Dove vai? Oh, il playboy della Val d'Aosta, con il muflone. Vieni qua, dai. Aldo, vieni giù, dai. Dai, sei incazzato, sei incazzato. Dai, vieni qua, dai. Basta, dai. Finito lo scherzo. Mi avete portato qui apposta per cancellarmi, grazie. Tu sei entrato da solo. No, no, avete preparato tutto apposta. Ma chi la conosce? Non la capiamo neanche. Porca vacca, sempre a pigliarlo per il culo tu, Terone! Terone, togliti anche tu. Togliti che telefono piuttosto. È caduto ogni telefono adesso. Non a lui, deficiente, a soccorso alpino. Aldo! Aldo! Adesso, Vicente! C'è il sentiero.